Sia lodato Gesù Cristo, buongiorno. Oggi è venerdì 23 luglio. Le chiese dell'Emilia-Romagna celebrano la festa di Sant'Apollinare, vescovo e martire, e il patrono dell'Emilia-Romagna. Sacerdoti di Dio, benedite il Signore, santi umili di cuore, lodatelo. Tutte le opere del Signore benedicano. Lodino, esalti nel Signore per tutti i secoli, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Preghiamo. O Dio, eterna ricompensa dei tuoi servi fedeli, che hai santificato questo giorno con il martirio del Santo Vescovo Apollinare, per la sua intercessione, concedi a noi, che lo veneriamo maestro e protettore, di sperimentare la dolcezza della tua misericordia per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Ezechiele dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura. Come un pastore passa in rassegna le sue pecore, quando si trovi in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Le ritirerò dai popoli e le radunerò da tutte le regioni. Le condurrò nella loro terra e le farò pascolare sui monti di Israele, nelle valli e in tutte le praterie della regione. Le condurrò in ottime pasture e il loro ville sarà sui monti alti di Israele. Là riposeranno in un buono ville e avranno rigogliosi pascoli sui monti di Israele. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare, oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita. Fasserò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte. Le passerò con giustizia. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Felicità e grazie mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Alleluia, alleluia, io sono il buon pastore e per le mie pecore do la mia vita. Alleluia. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. Il mercenario invece, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo lo rapina e le disperde. Egli è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e offro la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non sono di questo ovile, anche queste io devo condurre. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io offro la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, perché ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio. Parola del Signore. O Dio, che ci hai nutriti alla tua mensa nel glorioso ricordo del santo martire Apollinare, donaci di partecipare all'eterno convito che ci hai fatto pregustare in questo sacramento per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi per l'intercessione di Sant'Apollinare, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Una santa giornata nel nome del Signore. Pace e bene.